Brrr, che freddo! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Fuori da tutte le parti d'Italia, in Sicilia no, ma in molte parti d'Italia nevica e noi pensiamo alla tavolata del Capodanno. E quindi quest'anno il nostro Capodanno sarà caratterizzato dai cristalli di neve. Dei cristalli di neve bellissimi, fatti con una tecnica fantastica. Prima di passare al tutorial vi ricordo che Arte per Te può essere supportata tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi lascio qui il video di riferimento in cui vi spiego tutto e vi ricordo anche che vi aspetto sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ombretta è il mio canale di lifestyle e beauty e Due Cuori Una Cappa il mio canale di cucina che ho insieme a quel birichino di mio marito Gabriele. Vi ricordo che vi aspetto anche su Instagram, il mondo fotografico di Arte per Te. Cercate Pennello Bianco su fondo rosso e vi si dischiuderà un mondo di foto, tutte relative ai miei canali. Vi aspetto anche su Facebook, il link lo trovate qua sotto, ma soprattutto se i miei video vi piacciono, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, una bella condivisione sulle vostre pagine Facebook e lasciatemi tanti commenti per farmi capire se questo genere di video vi piace oppure no. Adesso però torniamo a parlare di creatività e andiamo a vedere il nostro cristallo di neve con la resina. Ma che resina? Come si fa? Stamattina mi è arrivato un pacchettone da Resin Pro e vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Ora poi, tra queste cose, estrapolerò quello che ci servirà per il video, ma intanto vi faccio una sorta di spacchettamento in modo che voi possiate dirmi cosa volete vedere nelle future sperimentazioni di Ombretta su Arte per Te. Allora, mi è arrivato del fimo della Staedtler, che è forse quello più famoso, quello che si vede di più in tutte le cartolerie, degli stampini così. Allora, sono a forma di pacchettino regalo, a forma di pupazzi di neve e a forma di cristalli. Questi li useremo oggi nel tutorial. Una valanga di glitter Galaxy, sono questi glitter di diverse dimensioni che simulano un po' appunto le stelle della galassia, bellissime in tutti i colori. E anche questi qua un pochettino più sfrangiati, tipo pezzettini di vetro frantumati, vedete che belli. E poi tre pigmenti per resina, questi qua fluo. La famosissima resina trasparentissima di Resin Pro, che già conoscete bene, sul canale l'abbiamo vista tante volte. Una cosa che mi piacerebbe molto usare con voi è questa, la High Gum, che è una pasta modellabile bicomponente, assolutamente atossica, c'è scritto in confezione, quindi mi piacerebbe moltissimo provare questa pasta siliconica con voi, ditemi se può interessarvi. Una serie di ciondoli bellissimi da riempire con la resina, con tanti soggetti vari, ci sono sia soggetti natalizi che soggetti invernali. Se vi va di vedere come fare i ciondoli in resina, fatemelo sapere perché sarei veramente felice di farli con voi. Questi sarebbero stati dei pensierini di Natale stupendi, ma il pacchetto purtroppo mi è arrivato un po' troppo in là. Con la programmazione di Arte per Te ero già ben avanti nell'aver girato molti video, quindi non li ho potuti inserire. Li avessi avuti prima, vi avrei suggerito anche questo genere di regali homemade molto belli. Peccato. Ma la cosa che più di tutti ha colpito la mia attenzione è questa: la resina che si indurisce in 120 secondi sotto lampada UV. È arrivata corredata dalla sua super lampadina, quindi se voi non avete una lampada UV come magari quella che ho io per le unghie, no, per fare il semi permanente, potete utilizzare queste lampadine che puntate sulla creazione e fate indurire così, liberi, diciamo. E allora con queste cominciamo il tutorial. Intanto voi tra i commenti lasciatemi scritto cosa desiderereste vedere e vi dico sin da ora che parte di quello che avrete visto andrà a finire nel pacco
col regalo del 29 dicembre del grande giveaway del compleanno di Arte per Te. Per questo ve le fate vedere un po' adesso per poi potervele regalare senza che siano passate così in cavalleria inosservate. Ed ecco l'occorrente che ho selezionato per il nostro video di oggi. Oggi faremo dei fermatovagliolo per il cenone o il pranzo di Capodanno che abbiano a che fare appunto con i simboli di gennaio, cioè il freddo. Quindi ho scelto degli stampi in silicone a forma di cristallo di neve. Qua ne abbiamo due della Resin Pro, però io voglio farvi vedere sempre come i prodotti possano essere traslati anche a quello che abbiamo a casa. Quindi userò la resina anche su questi stampi qui, fiocchi di neve. Questi stampi, tra l'altro, io già ve li ho fatti vedere, mi pare, in un altro video, sono infingardissimi perché hanno delle sezioni molto molto sottili tra di loro, quindi se la resina non scivola bene, non viene a entrare in ogni orifizio, lo stampo viene male. Quindi siccome noi materiali li vogliamo mettere alla prova e non agevolare, perché qua non è pubblicità ma proviamo un materiale, vediamo se va, e allora lo proveremo con uno stampino molto duro, non a sezioni semplicemente così larghe, vediamo se funziona. E soprattutto uno stampino normalissimo per pasta di zucchero, per fondente, vediamo se attecchisce anche qui, perché questi sono stampini da cucina e non pronti per le belle arti, perché ovviamente quelli da cucina costano molto di meno e sono molto più facili da trovare che non quelli per belle arti. Quindi noi uniamo materiale specifico professionale a materiale che possiamo avere in casa. Quindi noi abbiamo i glitter della Resin Pro, i Galaxy, che sono stupendi, ma io credo che anche con i glitter che abbiamo a casa la cosa possa farsi comunque. Io ho la torcetta che mi ha mandato la Resin Pro, ma se voi avete la lampada UV per il semi permanente va bene lo stesso, UV e LED. Poi una cosa di cui non si può proprio fare a meno è la resina UV Creation, cioè è quella resina che velocemente crea il nostro stampino. Quindi proviamo anche questa. Per abbellimento dei nastrini io ho scelto i toni del grigio e dell'argentato, e poi forbici ovviamente potrebbero sempre servire per tagliare i nastrini. Intanto andiamo a creare, e creeremo in due modi. Quindi creeremo sia con la torcetta, se volete, magari siete interessati a regalarvi un kit come questo, sia con la lampada UV se già ce l'avete a casa e volete ottimizzare quello che già possediamo. Allora, sulla carta, da quello che ho visto, usare questa resina è veramente semplice. Basta semplicemente riempire il calco . Accompagnare il passaggio della resina e farla andare un po' ovunque. Mettetevi casomai su un piano orizzontale. Il primo voglio farlo semplice, quindi, e lo farò con la loro torcetta. 2 minuti con la loro torcetta. Ok, 2 minuti passati, vediamo se ha catalizzato. Mamma. Ehi ragazzi, guardate. Sì, è duro. Fantastico. Già pronto. Guardate che meraviglia. Frozen farebbe faville per averne uno.
Bellissimo! Bene, sperimentazione avvenuta, adesso possiamo creare. Adesso continuiamo sia con gli stampi loro che con gli stampi miei. Cominciamo proprio dai miei. Il fatto del torcino, col torcino in uno stampo multiplo come questo dovrei stare 2 minuti su ognuno. Invece questo stampo, che è pluriforme, lo metterò in lampada, perché ovviamente capite bene che lo metto tutto e in 2 minuti mi si catalizza ogni cosa. Questi stampi però vanno riempiti in maniera doviziosa e soprattutto vanno piegati per fare andare ovunque la resina. L'unica cosa che non mi piace di queste confezioni, e ve lo dico in tutta sincerità, è l'etichetta che si scioglie tra le mani, quindi inutile tenerla, io la elimino. Ci sono le istruzioni sopra, oppure fareste bene ad attaccarla con un altro tipo di adesivo. Io l'ho eliminata. Ok, basta così, ho fatto questi 4, mi vanno più che bene, non esageriamo. E vediamo se risultano. Allora, inserisco e vanno loro per 2 minuti. Nel frattempo creo questo, che è molto bello, inserendo la resina. Però l'allontano dalla lampada, se no me la indurisce mentre la inserisco. Faccio scendere la resina proprio a pioggia nei vari alloggiamenti. Prendetevi il tempo necessario per guardare bene che tutte le parti siano messe a posto, tirate fuori le parti che volete siano a vista, bene, e adesso catalizziamo. Intanto tiro fuori lo stampo. Sapete che vi dico? Catalizzo in lampada anche lui. È più comodo. E nel frattempo vediamo questi se sono venuti. Eh sì che sono venuti, ragazzi. Guardate che bello. Naturalmente tutto ciò che è torno si toglie facilmente, si ripulisce con le unghie. Tutto quello che non doveva esserci. O con un paio di forbicine, ora un pochettino di pazienza. E guardate qui, che belli i miei cristalli. Vediamo questo che era terribile, questo non mi era mai venuto neanche col fondente, e invece questa volta sì, evviva! Perché io prima questi stampi li avevo utilizzati per lo zucchero, poi li ho rimessi alla creatività, perché con lo zucchero è impossibile sformarli da questi piccoli orefizi. Guardate che lavoro certosino, ma guardate che lavoro di fino, proprio un merletto, bellissimo, bellissimo. Vediamo quello piccolino, voilà, bellissimo. Questo è difficilissimo da far sformare, eppure ce l'ha fatta. Vi spiego anche perché è difficilissimo. Perché i vari pezzi del cristallo sono tenuti da un braccino sottile sottile. Guardate com'è venuto perfetto in 2 minuti di catalizzazione. Bellissimo. Vediamo anche questo. Stupendi, ma che belli, sono veramente belli. Nel frattempo rifaccio questo, lo rifaccio un po' diverso da quello che avevo fatto all'inizio, perché metterò il glitter. A questo punto, che ho riempito gran parte ma non tutto, inserisco un po' di glitter, un po' di Galaxy. E poi, picchiettando sul barattolino, basta così. Andiamo a catalizzare la prima volta e nel frattempo tiriamo fuori il nostro cristallo, che nel frattempo deve essere bello e pronto. Inseriamo e sfiliamo questo, proprio non perdiamo tempo. Wow, guardate che bello, guardate che meraviglia.
altro ciondolo ha finito la prima parte della cottura col glitter, quindi adesso vado a coprire tutto il glitter, quindi lo incastono all'interno e metto di nuovo per 120 secondi. Ed ecco qui finito il nostro cristallo, bellissimo, super glitteroso, guardate che bello. Questo è senza glitter, che è bellissimo comunque, e questo è con i glitter. Immaginate dei fermagli per i capelli delle vostre bambine a Capodanno, altro che Frozen, mi ricordano molto Frozen questi cristalli di neve. Benissimo, siamo pronti per comporre il nostro fermatovagliolo. Abbiamo due pezzi di questo, creiamo un altro pezzo di questo e componiamo solo dopo il nostro fermatovagliolo. Prendo i miei due cristalli di neve uguali e su ogni punto del cristallo di neve metto un goccio di resina. Quindi prendo l'altro cristallo e lo accoppio ponendolo al di sopra e metto in lampada per 2 minuti. Bene, a questo punto quello che avremo sarà questo ciondolo doppio. Guardate che bello, questa è anche una bellissima decorazione, guardate che elegante, sembra di cristallo. Scegliete un nastrino che si accordi al vostro servizio. A questo punto facciamo scivolare all'interno della nostra creazione il nastrino, che vedete sarà tenuto fermo nel vano prescelto dal fatto che tutti i nostri lati sono belli e saldati tra di loro. Quindi adesso pieghiamo il nostro tovagliolo, ognuno ovviamente sceglierà quello che vi piace. Voilà, cosa faccio? Io metto il diritto del tovagliolo dall'interno, così ne piego uno dei due margini schiacciandolo perfettamente, così. Quindi tiro indietro il mio tovagliolo e piego portando verso il centro, piego portando verso il centro e piego così. Quello che avrò in questo momento sarà questo rettangolo. Io voglio abbellirla facendo girare intorno il mio fermatovagliolo e rendendola appunto tipica per Capodanno. Faccio un nodino dietro, così, rigiro sul davanti, riporto sul davanti le due estremità e le inserisco una da una parte, inserendo dalla parte alta del ciondolo, e una dall'altra. Arrivati a questo punto inseriamo gli altri due cristalli di neve. Se voi avete un cristallo di neve senza foro da ciondolo, inseritelo direttamente al centro, ma io avendolo lo sfrutto, inserisco il mio laccetto con un punto di colla, o se avete paura di macchiare il tovagliolo con un punto di scotch biadesivo va bene lo stesso, reggerà. Proprio un piccolo piccolo punticino, fisso i lembi in modo da sovrapporli così ed elimino l'eccesso. Vi consiglio anche di spargere qualche cristallo qua e là attorno alla tavola per rendere il tutto più unitario. Adesso vi faccio le foto con le posate dentro
e noi ci vediamo subito dopo. Ah, prima di lasciarvi, giudizio sul prodotto che abbiamo utilizzato. Fantastico, in 2 minuti e in 4 minuti riesco a fare una cosa di queste che con la resina normale farei in una notte intera di asciugatura. La resina risulta molto resistente, molto trasparente, molto bella e dettagliata. Quindi è un prodotto consigliato? Assolutamente sì. Se amate i lavori in resina, è un prodotto consigliato che vi farà fare bella figura con le vostre creazioni. Insomma, non sono di quelle resine che comprate il prodotto e poi magari non risultano, spendendo dei soldini inutili. A questo servono anche le prove su strada di Arte per Te. Bene, spero che questo ferma tovagliolo vi piaccia. Io lo trovo elegantissimo, anche perché la resina ha un retrocolore che si aggancia in mezzo tra l'argento quando è lasciata trasparente e si aggancia appunto con tutti i colori del tovagliato, perché nella trasparenza riflette la luce di ciò che sta sotto. Quindi sbizzarritevi, fatemi vedere le vostre creazioni e Resin Pro la troverete anche, vi dicevo, nel giveaway di Arte per Te. Promesso, inserirò qualcosa per voi. E adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, avete visto che fantastico materiale questa resina che si indurisce istantaneamente sotto la lampada UV? In un attimo potrete creare decorazioni sfornandole una dietro l'altra. Mi sono sentita come quando da bambina volevo usare il dolce forno che non avevo. Questa volta la lampada ce l'ho, i materiali anche, mi sono sbizzarrita. Sono quelle visioni da bambina, quelle proiezioni che vi riportate anche da adulto. Mi sono sentita come quando vedevo i bambini in quella pubblicità, sfornare cose fantastiche. Questi cristalli ovviamente sono adattabili a tutte le tavole invernali e a tutte le tavole di Capodanno. Basterà cambiare i nastrini e si adatteranno a tutti i tovagliati. Basterà essere un pochettino fantasiosi per andarli a introdurre con garbo in un corredo più articolato, magari preparando qualche medaglione in più da lasciare libero lungo il tavolo, in modo da fare richiamo tra il fermatovagliolo e la tavolata tutta. Bene, naturalmente poi, come in ogni cosa, dovete esserci voi a metterci il vostro gusto e la vostra creatività. E allora, spero che questa tecnica vi sia piaciuta. I link dei materiali ve li metto qua sotto. Ovviamente non vi arriveranno per Capodanno in tempo, però mi premeva farvi vedere la tecnica. Questa tecnica comunque può essere anche fatta con una qualunque resina. Comunque la resina che si indurisce nelle lampade LED penso le possiate trovare in moltissime cartolerie. Basta informarvi, magari ce l'avete proprio sotto casa. Spero di aver chiuso l'anno di creatività con un materiale creativo che vi abbia intrigato e che vi abbia lanciato con slancio verso un anno di creatività nel 2019. Ragazzi, che dire, ci vediamo l'anno prossimo. E allora, buona chiusura d'anno a tutti, che sia un anno che ci buttiamo dietro le spalle, spero con soddisfazione, spero con fatica, spero con impegno, ma spero soprattutto che l'anno che verrà sia migliore. Per tutti, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona chiusura d'anno, ciao!